Ciao Melon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi è l'ultima lezioncina sugli incantesimi e ti parlerò dei vari strumenti magici, così puoi valutare quale procurarti prima dopo esserti esercitato un paio di volte con l'incantesimo base, giusto per farti qualche conto, giusto per valutare un po' in base alle tue esigenze. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma adesso vediamo un po' i vari strumenti, quelli principali e che potresti utilizzare subito dopo e aver fatto un po' di pratica. Il primo strumento, che probabilmente tutti conoscono grazie a Harry Potter, è la bacchetta magica. Grazie Harry Potter per avermi fatto desiderare con tutto il cuore fin da piccola di avere una bacchetta magica. A cosa serve la bacchetta? La bacchetta serve per indirizzare e reindirizzare l'energia, la tua energia, o quella di qualche altro oggetto. Come per esempio puoi utilizzare la bacchetta magica per creare il cerchio, indirizzando la tua energia tramite la bacchetta e quindi creare il cerchio tramite la bacchetta. Oppure puoi attirare a te dell'energia proveniente da un altro oggetto. Ed essa può essere fatta con qualsiasi tipo di materiale, purché sia naturale. Quindi può essere una bacchetta di legno, di quarzo, di metallo, di vetro, di ceramica. Puoi anche decidere di farla da te e comunque arriverà anche un tutorial riguardo a un crea la tua bacchetta, oppure puoi anche decidere di comprarla. In ogni caso la bacchetta ti consiglio di comprarla nuova, anziché, se la vuoi comprare, anziché di comprarla già usata, così da evitare le varie energie delle altre persone che magari l'hanno utilizzata prima. E sia che la compri o sia che la realizzi da te, puoi decorarla in qualsiasi maniera tu voglia per renderla molto più personale e quindi a imprimere la tua energia nella bacchetta nel modo più personale possibile. Un altro strumento è il pentagramma, la stella a 5 punte, che è questo qui, e viene utilizzato a scopo protettivo e per la sicurezza, e puoi decidere di disegnarlo sul pezzo di carta quando scrivi l'incantesimo, sulla candela, su qualsiasi materiale che tu utilizzi per l'incantesimo, oppure per avere più protezione prima di praticare l'incantesimo puoi decidere di disegnarlo in aria così ed è tutto protetto, oppure puoi anche creare una ghirlanda da mettere fuori dalla porta per essere più protetto. In caso ti lascio un tutorial qui che avevo fatto per la ghirlanda di Mabon. Per caricarlo puoi utilizzare ovviamente i raggi della luna, oppure puoi utilizzare l'olio essenziale di ambra o basilico, oppure, dato che è associato all'elemento della terra, puoi decidere anche di sotterrarlo per un certo periodo. E subito dopo che l'hai caricato puoi ordinargli di eseguire i tuoi comandi semplicemente a parole. Invece per quanto riguarda l'atame, sempre se si dice così, in caso scusatemi, pardon, che tra l'altro dovrebbe essere una parola che deriva dall'arabo, quindi è atam, una roba del genere. Comunque, l'atame, il coltelletto cerimoniale non affilato, è utile per eliminare le energie negative, quindi troncare le varie energie. E soprattutto per questo ti suggerisco di comprarlo nuovo, piuttosto che affidarti ai vari mercatini dell'usato o roba vintage, perché comunque si parla di un materiale molto importante e non puoi mai sapere come è stato usato in precedenza, essendo un coltellino magari c'è gente che potrebbe fare azioni alquanto discutibili con un coltellino anche se non è affilato, quindi ti consiglio di utilizzarne o di procurartene, se lo vuoi, uno nuovo, così da non avere incontaminazioni di alcun tipo riguardo all'energia. Per attivarlo invece puoi utilizzare gli incensi o l'olio essenziale di lavanda e zenzero, anche i raggi della luna piena vanno bene, o anche i raggi del sole, basta che non ci siano pietre
incastonate che possono perdere di energia e intensità con i raggi del sole. E poi puoi ordinargli di seguire i tuoi comandi subito dopo averlo caricato. Un altro strumento molto utilizzato sono le candele, che possono servirti per la lucidità mentale, l'ispirazione, per la purificazione e per accrescere il potere dell'incantesimo, e può anche esserti utile per la concentrazione. Magari crei un'atmosfera che ti permette di entrare nel mood giusto per praticare l'incantesimo. L'incenso invece, anche questo è un altro strumento molto utilizzato che serve per purificare l'aria, per attivare gli incantesimi, gli amuleti, i talismani e gli strumenti. Puoi anche comunque utilizzare le varie candele e fai molto caso alla fragranza dell'incenso per attivare i vari strumenti e i vari incantesimi che vuoi realizzare. Ma comunque puoi anche utilizzare in questo caso il fumo delle candele, facendo comunque caso alla fragranza delle candele, che deve corrispondere all'intento dell'incantesimo che stai facendo. Quindi magari utilizza l'incenso di rosa per l'incantesimo d'amore o una candela con la fragranza alla rosa per l'incantesimo d'amore. Ed infine un altro strumento molto conosciuto, ovvero il calderone, che ti può essere utile se vuoi cucinare dei cibi a scopo magico o anche per creare delle pozioni, oppure semplicemente per contenere degli ingredienti che magari ti possono essere utili per l'incantesimo, come per esempio acqua o fiori o roba di questo tipo, oppure anche per accendere un fuocherello rituale in sicurezza, o anche per bruciare in sicurezza il fogliettino dove è scritto l'incantesimo senza che la casa ti pigli fuoco. Il materiale che puoi utilizzare per creare il tuo calderone o che vuoi comprare può essere di legno, di metallo, di rame o di terracotta, oppure semplicemente puoi anche utilizzare una pentola che magari vai a purificare e a caricare successivamente. E il gioco è fatto, puoi bruciare i tuoi incantesimi in modo molto sicuro. E con questo è tutto, Mellon. Le lezioni sugli incantesimi sono giunte a conclusione. Se non ti è chiaro qualcosa o hai ancora dei dubbi o qualche curiosità, non farti problemi a scrivermi e a lasciare un commento sotto, che sono sempre molto felice e grata di aiutarti. O anche se magari hai degli argomenti da suggerire perché possono essere utili per tutti quanti, fammelo sapere in un commento sotto che provvedo a farci un video, così può essere utile a tutti quanti. Ti ringrazio tanto di cuore di essere arrivato fin qui, di supportare il canale appunto vedendo questo video o in qualsiasi azione tu voglia compiere, iscrivendoti, lasciando commenti, like o condividendo il video. Ti ringrazio di cuore e ti abbraccio forte forte forte. Ovviamente ringrazio e abbraccio tutti i nuovi iscritti. Benvenuti Mellin. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon e grazie di aver studiato con me anche oggi.